Con Diocleziano, con Costantino e con Teodosio vennero definendosi i caratteri e la fisionomia dell'impero tardo antico. Che cosa intendiamo con questo termine? Con il termine tarda antichità intendiamo l'ultima fase della storia dell'impero romano che precede il Medioevo vero e proprio. È una fase che gli studiosi identificano, pur con qualche differenziazione, tra la fine del III secolo d.C. e la seconda metà del VI, con la fine del regno di Giustiniano e l'inizio della dominazione dei Longobardi in Italia. La tarda antichità non è solo un'età di decadenza e di crisi, ma anche e soprattutto di trasformazione profonda e talora violenta. Una trasformazione che determinò l'affermazione di caratteri nuovi e originali rispetto alla prima età imperiale. Quali? Li vedremo in sintesi nel prossimo video.